siamo ritornati in Beautymed e siamo alle battute finali. È stata una lunghissima giornata, un altro open day con un tema specifico. Allora, ne parliamo con te che hai vissuto intensamente tutte le persone che intanto sono state tantissime. Qual è stato il tema? Allora, il tema di oggi appunto era dedicato alla detersione, quindi come effettuare una corretta detersione. Perché molte pazienti non sono abituate a questo tipo di discorso, quindi hanno il prodotto, perché acquistano il prodotto, ma non sanno poi come utilizzarlo. Quindi l'obiettivo era questo, l'obiettivo di oggi, e direi che è riuscito, perché abbiamo spiegato esattamente come utilizzare i prodotti. Allora, quante persone sono passate? Oggi ne sono passate parecchie, ho perso un attimino il conto. Sì. Allora, mi dicono una sessantina. Esattamente, perché io ero un po' certo, di qua, un po' di là, quindi mi sono persa il conto, però tutte molto entusiaste. Ormai è un appuntamento fisso, siamo affezionati e sono affezionate anche moltissime persone che addirittura arrivano anche da fuori provincia. È appena entrata una signora dalla Val d'Aosta, sono tantissimi certo. Che presentano gli open day, così dottore? Sì, grazie ai nostri social che proponiamo i vari open day, riusciamo a raggiungere anche persone inaspettate in zone e portare gente qui a Biella nuova, a fargli conoscere anche Biella tra l'altro, quindi apprezzare le nostre cose. Noi anche oggi abbiamo fatto un open day particolare, prendendo spunto dal fatto un qualcosa che ti faccio la domanda io a te adesso. Qual è la cosa che si fa di più, che il gesto quotidiano di una donna, qual è? La detersione, ma spesso e volentieri la detersione però non viene fatta nella maniera giusta. Uno pensa alla detersione come quel qualcosa per togliere il trucco. In realtà la detersione è molto importante, è fatta in una certa maniera perché determina il rinnovamento della cellula. E mi rivolgo a un esperimento fatto da un premio Nobel, Alexis Carrel, nel 1912. Prese il Nobel per questo esperimento. Lui prese un cuore di pollo morto e lo mise in una soluzione, e in questa soluzione lo teneva pulito tutti i giorni. Bene, le cellule di quel cuore sono rimaste per ben 29 anni attive. Incredibile. Questo sa significare come l'omeostasi, e la pelle è un organo, anche questo ne abbiamo parlato in altri nostri incontri, come l'omeostasi, data dal fatto di una buona detersione, può determinare un rallentamento dell'invecchiamento. Ottimo, allora, noi facciamo riferimento, voi avete insomma diversi social, diversi canali per vedere le vostre attività, bemed.it, giusto? Sì, per esempio quello, oppure possono andare sul mio sito, dottor Domenico Faris, e vanno c'è proprio il mio sito fondamentale, oppure anche sui social, Beautymed e Instagram. Ottimo, va bene, quindi